Buongiorno a tutti. Oggi nuova recensione di un libro. Ho terminato proprio un paio di sere fa l'ultimo libro della saga Adamsberg di Fred Vargas, che è Tempi glaciali, l'ultimo uscito perlomeno, non l'ultimo in generale. No, 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 che non sia l'ultimo in generale perché non potrei sopportarlo. Allora, se mi seguite da un po' sapete che questa è una delle mie saghe gialli. Non direi thriller, insomma, vabbè, insomma, genere detective, che è una delle saghe che io amo di più. Era partita un po' in sordina secondo i miei gusti. All'inizio non riuscivo ad apprezzare completamente il personaggio del commissario Adamsberg perché lo vedevo molto diverso dai protagonisti di thriller a cui ero abituata. Mi vengono in mente i personaggi di Jeffrey Deaver, che è un altro giallista che io amo moltissimo. Adamsberg non è proprio l'investigatore, il detective, il commissario, sì, un commissario, il commissario di polizia che risolve crimini in maniera standard. Anzi, è tutt'altro. È molto più simile, se vogliamo fare un paragone un po' azzardato, alla mia amatissima signora Ramotswe, dei romanzi ambientati in Botswana di Alexander Michael Smith, ovvero un detective che non investiga poi più di tanto, che arriva alla soluzione del caso tramite intuizioni, ma senza un metodo scientifico come può essere quello di Lincoln Rhyme, ad esempio. Quindi all'inizio ho fatto un pochino fatica ad affezionarmi a questo personaggio, ma adesso rimane uno dei miei personaggi letterari preferiti e leggere un romanzo dedicato a lui è sempre un grande piacere per me. Tempi glaciali è un romanzo che segue due piste differenti, due casi differenti, completamente slegati tra loro, ovvero da una serie di omicidi il commissario Adamsberg e i suoi uomini e veramente il commissariato di Adamsberg ha delle figure epiche, secondo me. Il suo secondo, il commissario Danglars, è incredibile, così come Violette Rettancourt, io non so il francese, quindi i nomi sono, che è una dei suoi sottoposti. Forse Rettancourt è uno dei personaggi che dopo Adamsberg mi piace di più, è veramente particolare, insomma, non sto a descrivervi troppo perché non vorrei neanche togliervi, diciamo, lo sfizio di leggerli se non li conoscete, se non li conoscete già. Dicevo che il romanzo, parte con il ritrovamento di due cadaveri e vicino a questi cadaveri, più o meno nascosto dal killer, si trova tracciato un simbolo molto strano. La pista inizialmente porta il commissario Adamsberg e i suoi verso l'Islanda, verso un caso vecchio di 10 anni, un caso praticamente irrisolto, ma che, anzi, che credevano risolto, ma che lascia ancora qualche dubbio. E una seconda pista, aiuto, ho toccato la videocamera. Una seconda pista invece porta alla Rivoluzione francese, al personaggio di. Aiuto! Mi sto perdendo. Di Robespierre, che personaggio della Rivoluzione si poteva trovare. E queste due piste vengono seguite quasi parallelamente da Adamsberg, che a un certo punto però si concentrerà su una delle due, creando un certo malcontento all'interno del commissariato, all'interno della sua squadra. Per la prima volta, all'interno di un romanzo di Fred Vargas, vediamo una sorta di scissione. Questa è stata una sorpresa per me perché il commissario Adamsberg, una volta accettato dalla sua squadra, è sempre stato seguito, non dico come un messia, però insomma con molta fiducia da parte dei suoi uomini. E all'interno di questo romanzo invece vediamo che alcuni di loro iniziano a mettere in dubbio le sue capacità e la sua capacità di giudizio e la sua capacità di decidere quale sia la situazione su cui concentrarsi. E quindi c'è un po' una situazione di scissione all'interno del gruppo. La conclusione del caso sarà, secondo me, veramente inaspettata, non tanto per
i percorsi che Adamsberg percorre, i percorsi che percorre o che sceglie di percorrere per arrivare alla conclusione, tanto per alcuni dettagli piuttosto macabri che non ricordo di aver mai trovato nei romanzi di Fred Vargas. Quindi è stata per me una sorpresa su tanti punti di vista questo romanzo, e anche se ci ho tenuto veramente molto tempo per i miei canoni a finirlo, mi è piaciuto moltissimo e lo consiglio agli amanti della serie. Ovviamente è una serie, ma tutto sommato trovo che tutti i romanzi della saga del commissario Adamsberg siano in qualche modo leggibili anche a parte, anche se leggendoli nella loro giusta consequenzialità, hanno più senso perché si nota comunque un'evoluzione dei personaggi, alcuni riferimenti che si trovano all'interno dei libri trovano spiegazione nei libri precedenti. Niente di incredibile, non è proprio una saga, che lascia col fiato sospeso la fine di un volume, tanto da dover riprendere il volume successivo. Però ecco, per me ha più senso leggerli, in fila, insomma, in ordine. E basta, questo è quanto. C'è Amelia che sta cercando di o uccidersi o distruggere la camera da letto. Allora, vuole guardare fuori dalla finestra, già una volta mi ha tirato giù le tende. Adesso stava cercando di tirare giù l'umidificatore del calorifero. Vabbè. E quindi, niente, questo è quanto con la coda di Amelia. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Fatemi sapere se conoscete Fred Vargas, se l'apprezzate, se non vi piace, cosa pensate del commissario Adamsberg e tutto qua. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!